Ciao a tutti e bentornati sul canale. Finalmente sono arrivata a Los Angeles, mi sono sistemata, ho fatto un bel bagno in piscina e adesso sto aspettando Mr. Daniel che viene a prepararmi, perché poi devo andare a prendere un gin tonic con Jared Leto al festival. Ciao a tutti e bentornati sul canale. Ovviamente in questi giorni non si fa altro che parlare del Coachella Festival e dei tutti i mirabolanti look più o meno sobri sfoggiati dalle varie star che si stanno avvicendando sul red carpet del deserto. Io non sono una grande sostenitrice del Coachella, perché la persona che lo, diciamo, sponsorizza, il suo Deus Ex Machina, non è propriamente una personcina da bene, ma non vi posso nascondere che comunque tale manifestazione suscita in me suggestioni artistiche di vario genere, e nello specifico sto adorando i look che Mr. Daniel sta facendo sulle sue, diciamo, modelle. In particolare mi hanno colpito moltissimo il look di Paola Turani e oggi vorrei provare, insomma, a giocare a riprodurne uno, il primo per l'esattezza, che in realtà è un look molto facile, che però è impreziosito un po' da questi giochi di glitter. È comunque una rivisitazione glam della trescitudine del Coachella, e quindi mi piaceva l'idea di produrvelo perché credo che sia comunque portabile anche per qualche diciamo occasione primavera-estate che si potrà avvicinare, quale un party sulla spiaggia, un evento serale, una festa, uno shooting, qualsiasi cosa che vi richieda di essere glam, però allo stesso tempo che possiate, diciamo, prendere dei mezzi oppure, insomma, andare magari a comprare un attimo il pane senza che vi vino per una sciroccata. Quindi, come al solito, rivisitazione portabile di un qualcosa di un po' originale. Oggi per farlo stavo scegliendo un po' di prodottini da assemblare per questo look e ho deciso di farlo con la maggior parte dei prodotti di Isadora, perché ultimamente mi hanno mandato dei pezzi della loro collezione di cui ho usato solamente, mi sembra, un rossetto, e insomma, guardandoli tutti insieme, mi sembra che possa essere una buona base per la realizzazione di questo look, soprattutto perché intendevo fare un look dalla A alla Z comprensivo di base di fronte a voi, e volevo fare qualcosa che comunque fosse veloce e che fosse, diciamo, festival o vacanza friendly, nel senso fatto con delle cose che voi comunque vi potete portare presso senza 50 cose, palette giganti, e queste cose sono molto diciamo piccine, portabili. Quindi iniziamo subito. Allora, partiamo con questo prodotto che è un make-up per la base, un fondotinta che è a prova di sudore e di umidità, è senza fragranza, è clinicamente testato, si chiama Isadora Active All Day Wear Makeup 24 Hour, e io ce l'ho nella colorazione 16 Warm Beige. Promette quindi una lunga durata a prova di sudore e attività fisica, ed è senza oli. La confezione è veramente comodissima, pure se lo dovete portare appresso, perché ha per appunto la pompetta, è molto molto pratico, anche se all'interno ha comunque 35 ml di prodotto, che sono più che buoni. È piuttosto fluido. La coprenza mi sembra molto buona. Anche il colore mi pare discreto per me. Mi sono dimenticata di dirvi che questa acconciatura che indosso è stata fatta con il tutorial delle onde piatte di Mr. Daniel, sempre, di cui poi magari vi lascio il link da qualche parte. Ok raghi, ho fatto le sopracciglia off camera e adesso procediamo subito al trucco occhi. Ho deciso di realizzarlo con questa palettina che vi facevo vedere prima, che è per l'appunto Isadora Eye Sculptor Bar Highlight and Contour per l'occhio. Ovviamente si tratta di il colore 26 Peach Sculpt. Appunto, è questa palettina da viaggio con lo specchietto
che consta di 5 colori. Questa è per la base, questo è per la piega, questo è per definire e questo è per illuminare. Quindi andiamo subitissimo con il colore più chiaro a fissare il sopracciglio, la parte inferiore. Mi piacciono molto perché sono dei colori, sembrerebbe, satinati, e come sapete non è facilissimo reperirli. Allora, la nostra Turi sembra avere un appunto uno smoky piuttosto felino e caldo nella parte alta, quindi andrò con appunto questi due colori qui per definire la piega e poi andare a fare, diciamo, l'eyeliner sfumato. I colori non sono gli stessi identici, però ho dato un'occhiata alla palettina di Lancôme che ha usato Daniele, più o meno questi sono un po' più pescati, però più o meno come idea ci siamo. L'idea è di un trucco piuttosto allungato. Mi aiuto un po' a sfumare e a togliere questo pesca troppo intenso con la Face Sculptor sempre di Isadora, che è la palette sempre portatile di polveri per il viso, e prenderò questo colore qui, questa terra opaca. La sovrappongo un po' al pesca, così andiamo a renderlo più marroncino. Ok, tornando alla palette occhi, vado ad intensificare, a creare questo effetto allungato con questo colore, che è il numero 4, che è un marrone bruciato dal sottotono un po' rossiccio, molto interessante. Essere andata avanti a sfumare sempre in maniera un po' allungata, da un'altra palette prendo il nero, un nero matte semplice, e intensifico la V esterna. Stando abbastanza attaccata alle ciglia. Di dare proprio una forma allungata con l'occhio aperto. E soprattutto se avete l'occhio incappucciato, fare questa operazione con l'occhio aperto, quindi così vi avvantaggerà molto. Ora, adesso finita la costruzione della parte matte, passiamo alla parte shimmer. Vado ad applicare il colore più chiaro della palette, che guardate che meraviglia, io già lo amo, è setosissimo, e quindi lo applico nella parte centrale interna dell'occhio. L'ombretto è pazzesco, tiro anche un po' sopra, un po' fuori, perché poi andremo ad applicare i glitter, quindi ci farà da, diciamo, apripista. Guardate che differenza, incredibile. E per andare a sfumare un po' il nero vado con questo colore intermedio, in modo da rendere il gradiente più fluido. Adesso è necessario ridare un po' di profondità alla rima, e quindi vado a riempire con una matita nera, che poi sfumerò ovviamente. Sembra che Paola abbia tanta matita nera sfumata anche all'interno, e quindi procediamo. Adesso il turno del mascara. Io sto adorando il Grand Volume Lash Styler, che vi ho fatto vedere già tempo fa, e è il mascara che ho nel mio kit come tipologia, e mi piace veramente tantissimo, dura un sacco. Ho messo le ciglia finte, ragazzi, di quelle proprio allungate fuori, perché volevo un effetto super flirty, ma ovviamente non sono necessarie. Allora, adesso andiamo a creare la particolarità del look, e cioè i glitter all'interno dell'occhio. Allora, dalle foto non è che si vede benissimo, perché purtroppo, mannaggia, non ho salvato le storie quelli che hanno fatto mentre stavano realizzando il trucco. Comunque sembrerebbe che lei abbia un
un glitter abbastanza grossino che riflette sia il rosa che il verdino, il verde acqua. Quindi ho pensato di fare questo mix. Ho questi glitter di Kylie che sono color zucchero filato e questi pallini e queste tipo paillette di questo colore molto particolare. Ho deciso di mischiarle insieme. Metto un po' di base per glitter, puccio prima questi più grandicelli. Adoro! E poi sopra, oddio mi sto accecando, e poi sopra questi rosa, rosa viola, sono meravigliosi. Bene, adesso che gli occhi sono finiti, io praticamente sono cieca, voglio andare a sistemare la base. Ovviamente non sarebbe un trucco di Mr. Daniel se esso non fosse super glowy, super shabam. Quindi vado a aggiungere alla mia base un bel contouring e highlighting bello intenso e vado quindi a fare un po' di bronzing in crema con le Glow Drops di Isadora, queste qui bronze. Me le sono buttate addosso, just saying. Come blush utilizzo questo stick and brush che sapete che io adoro come genere. Questo è un colore nuovo, si chiama Golden Rose, che è questo appunto rose gold shimmer diciamo perlato, che trovo si sposi benissimo con questo look. Momento di incipriare un pochino il centro del viso. Vado a ridefinire leggermente i volumi del volto con il bronzer, sempre di Isadora. Sulle labbra lei ha un rossetto che Daniele definisce nocciola. Io ho deciso di abbinare un rossetto della collezione comunque di Isadora, che mi piace molto. Appena l'ho aperto il colore mi è sembrato subito fichissimo, si chiama Bare Beauty ed è questo meraviglioso nude. I rossetti di Isadora mi piacciono da morire e abbino questa matita, sempre di Isadora, automatica, che si chiama Rebel Nude. Bene ragazzi, il video è finito, io mi sono divertita tantissimo ad interpretare questa versione poraccia di Paola Turani e mi sono divertita un sacco a ricreare il look di Mr. Daniel. Mi raccomando, seguitemi su Instagram, sono sempre Chiaroscuro Makeup, perché ho realizzato oggi con questo look diverse foto con degli abbinamenti diversi di questi bijou che fa sempre la mia amica Francesca della pagina Bon Ton Jewels. Mi raccomando, seguitela. Infatti nella sua proposta, nella sua collezione, ci sono un sacco di bijou ispirati al mondo kawaii, pastello, unicornoso, eccetera, e quindi siccome ne avevo diversi da mostrarvi ho deciso di scattare diverse foto e potete trovare sul mio Instagram e se vi piace eventualmente farvele realizzare da Francesca. Mi raccomando, seguite anche lei. In questo momento indosso questi orecchini con la stellina, la nappina, che mi fa molto hippie. Qui abbiamo questo colore viola e qui giallino e questa collana abbinata, ma ci sono un sacco di altre cose che veramente si abbinano benissimo a questo festival mood. Bene, io vi ringrazio tanto per aver guardato il video, se vi è piaciuto lasciatemi un bel like e iscrivetevi al canale se non lo avete ancora fatto per non perdere i prossimi video. Io vi mando un grosso bacio e vi aspetto la prossima volta. Ciao!